Amici di Planet TV, stiamo girando e siamo? Siamo in un posto dove si cena e c'è tutto un movimento, un moving pazzesco. Dinner moving. Siamo al Gelso, uno dei locali più conosciuti di Alto Pascio. Alto Pascio non che... so se proprio, siamo proprio, vero Alto Pascio, Alto l'uscita Pascio. Dall'autostrada è Alto Pascio. Siamo sì, siamo, fra... Poi... siamo a Lucca, perché però è Lucca, Alto Pascio, naturalmente c'è questo locale che si chiama il Gelso. Elegante, particolare, e ci si diverte, si cena e poi si va, lascia il DJ, c'è una bellissima situazione. C'è l'aperto, c'è il chiuso, insomma... Andiamo, divertiamoci, ci sono anche tanti amici. Ma soprattutto c'è Lalo Toccafondi che non manca mai. Marco Vigiani e lui. Fabio, il grande. Il Gelso! Il Gelso! Dopo il prosciutto e il melone abbiamo delle ravioli alle noci buonissime. Grande Antonio, numero uno. Allora, dopo le ravioli alle noci che erano buonissimi, sì. Una tagliatina rucola e aceto balsamico. È benissimo, perfetto. E abbiamo finito la cena, abbiamo mangiato benissimo. Questo è un vero ristorante, direi, vero? No, proprio completamente ristorante, non è una discoteca, è un ristorante. Poi cose particolari, buonissime, di qualità, quindi abbiamo veramente mangiato bene. E ora siamo entrati dentro, abbiamo mangiato poi in questo giardino, fuori sotto un gelso, il gelso. E adesso siamo entrati dentro, dove troviamo qui l'amico, è bellissimo. Ma c'è il naso questo, c'è il naso. C'è il naso. Perché poi siamo vicini a Viareggio, quindi ci sono... La carta pesta è fantastica, è bello. È tipico, è vero, della zona, di questa zona della Toscana. E Lucchesia. Quindi siamo dentro, c'è il DJ e si anima la serata. Il Gelso! Truccatrice, no magari, che sei, che fai, la truccatrice? Io faccio la parrucchiera, in realtà è l'animazione della serata. Sto studiando all'Accademia Estetica di Pisa. No, perché noi entriamo, quindi... all'ingresso ci sei subito te, la prima, sì, cosa è essere te, l'intrattenimento, perché la gente è brutta, lei la mette a posto, cambia il look a tutto, comunque aggiunge quel che è in più con i trucchi, si diverte, è l'animazione della serata, che quindi possiamo dare il tema della serata come... fai tante farfalle, le farfalline di Belen, sì, farfalline, poi io posso testimoniare. Perché pensiamo che uno entrasse brutto, allora di lei ne mette a posto. Farfallina di Belen party, capito? E la farfallina dove ce l'hai? La solo qua? No, ce l'ho qui, ce l'ho poi dietro la schiena, ma non... ce la fai vedere? No. No, non ce l'hai. Vabbè, ti chiami? Eder. Eder, allora vabbè, all'ingresso tante, subito Eder. Il tante paradiso. Cose particolari. Eder, come, no, Eder. Eder. Eder Parisi. Eden, ho capito, Eden nel paradiso, tante cose carine e particolari sempre qua al Gelso. Subito all'ingresso
adesso c'è anche la fotografa, subito, sì, subito. Sì, sono pronta. E ti chiami? Anna. Dove si trovano le foto che fai? Sulla pagina del Gelso. La pagina di Facebook. Certo, la pagina di Facebook. Andate su Facebook il Gelso. Esatto. Il Gelso. E trovate cliccate tutte le mi piace, assolutamente sì. Mi piace e vi rivedete naturalmente. Tutte le foto delle serate. Che le fa tutte lei. Sì. Eccola. Giriamo dove c'è Antonio, lo sai qua. Io sono il jolly della situazione. È ovunque. Abbiamo quindi abbiamo il jolly della situazione. Il jolly Antonio. Della situazione, detto Antonio. Detto Antonio. Detto Antonio, dai. Quante belle donne passano di qua? Tante. Per fortuna tante. Quindi. Ma da tutte le parti, ma perché di preciso dove siamo? Nella località è proprio Alto Pascio? No. Siamo quasi a porcare, Luca. Quasi a porcare, vedi? Ma tu pensi perché lui è qui all'ingresso? Perché qui passano tante donne belle e lui sta qui apposta, capito? Sì, sta subito, e lascia il bigliettino, capito? È un locale solare, il Gelso, dinner e moving. C'è il sole anche la notte qua. Lui si è servito la dinner, ora moving. Moving. Siamo nel bancone fuori, quello di fuori, vero? Quello... Sì, siamo con i due barman di fuori! Noi siamo al fresco. Ok, te lei non è barman, te cosa sei? Cameriera. Sei la cameriera di fuori. Sì, cioè... Di fuori in tutti i sensi. No, fuori perché siamo all'ingresso proprio, siamo all'ingresso, siamo quasi e tu le sulla fai strada. E lei le porta. Sì. Lui le fa e te le porta. Io le porto. Va bene, e ti chiami? Alessia, invece tu? Flavio. E qui al Gelso com'è? È bello, no? È un bel locale, si sta bene, fuori c'è fresco, venite. Comunque siete di Porcari, siete di Alto Pascio, no. Di dove siete? Alto Pascio, io. Alto Pascio? Di qua, io sto. Sto cercando di localizzare per bene questo locale, che è facilissimo, è su una strada principale, che unisce dalla... Alto Pascio a Porcari. Via Romana. Via Romana. Si trova... Facilmente. Ah, perfetto. Allora noi siamo nel bancone di fuori, ora andiamo a quello di dentro, vero? Un saluto! Il Gelso!
locale, tutto a posto. Bellissimo. Però siete voi due soli, c'è un posto vuoto, aspettate, minimo tre donne, minimo tre donne. Tre donne si aspetta, o pensa a male o si aspetta tre donne. Allora noi si torna dopo, vi voglio vedere con tre donne. Due va bene uguale, va bene, ok. Viva il Celso! Allora, tu sei un DJ? Sì. Ti chiami? Brian. Sei DJ, non di qua però. Anche di qua però sono anche DJ del Tula. Tula. Quando suoni qua? Sempre il giovedì. A volte si fa un po' alternarsi. È il nuovo balletto questo, il nuovo balletto. Sì. Nuovo balletto, com'è? Nuovo com'è? Balletto. Il nuovo balletto è metà lui. Fai così, fai così. Quindi sulle mani al salto. Chiamiamo DJ. Chiamiamo DJ. Marco Oricane DJ. Sulle mani per ragazzi in console. Marco. Marco Oricane. 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 Marco Oricane DJ. Il giovedì suoni qua. Il giovedì sono al jazz, grande seratissimo. Il giovedì è solo il jazz di Nervoso. Bello perché parla contento che sta cambiando. No, ma vedi, c'è tutto a posto. Okay. Un attimo solo. Vai, un attimo solo che. C'è il cambio, c'è il cambio del disco. Bravo, bravo. Allora sai, allora sai. Allora so. Bravo, bravo anche perché stava facendo l'intervista, quindi. Bravo, bravo, sei divertente perché mette tutta musica molto estiva, ci piace. Estiva, sì, è un DJ set molto estivo che rende molto, vuole trasmettere molto calore alla gente, quello sì. Quando è estate il calore va bene. Infatti. Estate il calore. Tra l'altro è caldo, stasera è anche caldo. Quindi. E poi se le mette e se le balla perché... No, lui ha il suo balletto, si ferma. Vai insieme, vai! Ora si parte! Vai, 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 vai! Parla bene o male del jazz? Molto bene. Molto bene? Sì. Ti piace questo locale? Sì. Allora, che ti chiami? Allegra. Allegra? Sì. In che senso? Tutti i giorni. Tutti i giorni, la mattina alla sera. La mattina alla sera. Allora, tu sei allegra perché c'è in questo locale, no? Sì, sì. Perché... No, sarei triste. Sei molto triste, triste, cioè, appunto, brava, 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 brava. E qui come funziona la programmazione? Che cosa succede? Certo. Allora, le serate del giovedì. Del giovedì sera. Giovedì è proprio la serata clou. La serata del locale. Del locale. Tutti i giovedì. Dove tutti gli amici vengono qua, bevono, mangiano. Bevono, si cena, si fa il buffet. E poi c'è la serata dopo, il DJ. C'è un giardino. Sì, c'è un bel fuori e un interno molto carino. Allegra, vedi Allegra? Lei si chiama Allegra perché è nata così, è nata. Allegra. Complimenti, sei la numero uno. È aperto quando qui? Sabato, domenica, lunedì? No, solo giovedì. Solo giovedì. Solo giovedì. Solo giovedì. E poi facciamo il venerdì 20. Venerdì. Venerdì. Spieghi del Tula. Il Tula è il fratello del Gelso. Siamo perché? Fratelli. Allora, sono fratelli. Esiste il Gelso, dove si trova? Qua. In Via Romana. In Via Romana a... est. Tra il Porcari e Alto Pascio. Okay. E poi esiste un altro locale che si chiama il Tula. Che è famosissimo, famosissimo. Il Tula è nato prima del Gelso. Che sempre però appartiene sempre alla famiglia del Gelso. Alla famiglia, del Gelso. E il Tula che cosa fa? E il Tula invece è aperto dal lunedì al sabato. Dal lunedì al sabato? C'è anche lì che c'è la cena. C'è DJ, cene, facciamo feste. Allora, dove si trova tu là? Alto Pascio. Alto Pascio. Questo è Alto Pascio. Allora,
anche tu l'Alto Pascio. Allora, Alto Pascio c'è, Alto Pascio, che questa località fa Lucca, c'è il Gelso e il Tulà, che sono due locali conosciuti e importanti qui nella zona. Anche lì sono allegri, anche lì? Anche lì, sempre. Lì sempre. Dal lunedì al sabato. Sabato, sempre allegri.